Amore, tra 2 giorni è Natale, ma ci pensi? A suicidarmi? Guarda, non ne vale neanche la pena per quella festa inutile. Scemo, il Natale è bello. Invece a me fa schifo, l'odio. Comunque, grazie per il telefono nuovo. Sì, grazie al cazzo, tocca sempre a me pagare tutto. Sai che non guardo queste cose. Sì, no. E poi non capisco perché mi hanno dato il resto in monetine. Cioè, io che cosa me ne faccio delle monetine? Potresti darle a quel senza tetto lì. Piuttosto li butto per terra. Signor Babbo Natale, mi ha chiamato? Signor Babbo Natale... Signor Babbo, ma che faccia? 500 anni, si contenga! Jimpy, mio caro, necessito di te. Mi dica. Lo spirito del Natale sta crollando nell'animo di un giovane imprenditore. E che devo fare? Devi aiutarlo a sistemare la sua vita, facendogli capire la vera essenza del Natale. Sì, ma Natale è dopodomani. Appunto. Ma come faccio? Io non ho tempo, signor Babbo Natale. Tutti i regali da impacchettare, tu quella roba che fa fare lei, io non ho tempo. Ti invio la sua scheda tecnica via mail. Studiatela bene. E se porterai a termine la missione, avrai un premio favoloso. Sì, spero non la Befana nuda come l'anno scorso. No, un premio della Madonna. E va bene. Ora va! Vabbè, ma questo è scemo. Dai, non è possibile! E adesso basta con queste cagate. Facciamoci un giro sul Ferrarino. Tesoruccio? Sì? Mi porti a cena fuori? Ah, basta, ciucciare i soldi. E dai, cenetta romantica e poi suite con idromassaggio. Ho detto di no. E dai, se fai il bravo bambino con me, io faccio la brava bambina con te. D'accordo, ti porto in giro per il mondo. Bravo, cucciolo, guida. Buonasera. Sera. Buonasera. Tutto bene, signori? Tutto delizioso, poi se paga lui è tutto più buono. Ma scusi, scherza. Ma che scherzare, striscia, cucciolotto. Quant'è? Sono 320 euro. Me coglioni. Vabbè, meno male che ho la gold. Prego, strisci. C'è un problema. Cioè? Mi dice credito esaurito. Non scherzi, Sofia, lei è un simpaticone. Ha un plafond infinito. No, le giuro, controlli pure. Questo qua l'hanno appena assunto, scusami tesoro. Adesso risolviamo subito. Oddio! Mi hanno prosciugato il conto! Mi hanno ciulato tutti i soldi! E adesso cosa fa? Ah, no, ho un'idea, la pago in contanti. Oddio! Manciulato anche i contanti, manciulato adesso, come facciamo, amore mio? Amore, non è che potresti per favore anticipare tu, poi a casa ci sistemiamo, naturalmente. Come, scusa? Ma non esiste. Ma come non esiste? Per tutte le volte che ho anticipato io, una volta che sono in difficoltà, tu mi rifiuti una mano? Kevin, mi fai schifo! Ma pure! Sei il solito poveraccio! Io ho bisogno di un uomo al mio fianco! Addio! Ma come addio? Elisa! Antonella! Vabbè, è uguale Antonella, Elisa, gliel'avevo detto che si chiama. Comunque, io esco un attimo, devo chiamare la polizia e le forze dell'ordine perché questo... No. Lei non va da nessuna parte. Kevin! Oddio, l'elfo! Oddio, il conto corrente prosciugato! Oddio, i miei soldi! Ciao, Kevin! E basta, ma chi sei, Legolas? Guarda che carnevale non è ancora arrivato! Sono Jimpy, l'elfo aiutante di Babbo Natale! Come, prego? Sono Jimpy, l'elfo aiutante di Babbo Natale! L'elfo aiutante di Babbo Natale! Ma per favore, non scherziamo, lasciami in pace! Eh no! Perché sono stato io a portarti via tutto! Ma come sei stato tu? Ma io ti ammazzo! Io ti distruggo! Mi dispiace, non è possibile! Ma come hai fatto?
Te l'ho detto, sono Jimpy. Ma Jimpu cazzo! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Vuoi prosciugarmi anche la vita? No. Ah, voglio solo aiutarti a riscoprire lo spirito del Natale, dell'amore e della famiglia. Ma che è sta cafonata? Non ne ho bisogno, grazie mille. Eh no, e invece ne hai bisogno. Grazie a me riscoprirai i veri valori della vita, che ti piaccia o meno. Tu sei pazzo? Tu sei malato? Legolas, addio! Addio! Io devo finire in questi sacco gli elfi, ma gli elfi non esistono! Manciulato il Ferrarino! Manciulato il Ferrarino! Dio, ma perché? Ma per dov'è? E adesso che cosa fa? Che cosa faccio? Cosa faccio? Che cosa? Vabbè, ma ti ho procurato una valida alternativa. La Lambo? Ma che Lambo e Lambo? La Lella! La bicicletta bella fresca e bella snella! Ma che è sto rottame? Dai, ma non lamentarti sempre! Pedala! Pedala! Dacci giù dentro! Oh, piano! Piano! Oh, i freni! I freni! I freni! Oddio! Oh, oddio! Oh, che dolore! Ah. Ah. Perché mi fai questo? Per farti riscoprire il vero spirito del Natale. Adesso te lo faccio scoprire io, il vero spirito del Natale. Che posto è? Un posto incredibile, vedrai. Giorgio, carissimo amico mio, come stai? Ciao Kevin, chiamo Ellen. Ah sì, chiamala, chiamala, che voglio un bello spettacolino di quelli natalizi che... Ellen? Dio, bella Elenona. Ciao tesoro. Babbo Natale è arrivato. Io me lo ricordavo diverso. Hai visto che roba? Sì, ma Ciccio qui, devi pagare. Non ti preoccupare, Giorgio è un amico. Posso andare? Certo, caro, 150 come al solito. 150 prezzo amicizia. Qualche problema? Dove sono i soldi? Maledetto elfo, dammi qualcosa. E no. Ma con chi parli? No, niente, scusami, che a volte mi capita di parlare da solo, sai che... Ma niente, non ti preoccupare. Forza, dammi qualcosa. Ho detto di no. Dai, ti prego, il minimo indispensabile. Su, via. E va bene. E che ci faccio con 5 euro? Ma sì, bastano e avanzano. Ma che bastano e avanzano? Giorgio, amico mio. Ho solo questi, oggi sai, il banco un po' piange. Ma so che sei un amico e andranno benissimo. Oddio, con questo budget non è che riesco a fare molto, eh? E via, Joe, siamo amici dall'infanzia, sono un cliente abituale. E va bene, dai, solo perché sei tu. Grazie. Però niente, Ellen, ho una nuova ragazza, Lucrezia. Lucrezia? E fammela vedere, non vedo l'ora di conoscerla, questa Lucreziona. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to sail with a nutshell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to sail with a nutshell. Ma chi è sta qua? La figlia di Fantozzi? La cugina. Ah, ecco, ho visto una certa somiglianza. E con 5 euro cosa pretendevi, Belen Rodriguez? Tu scendi dalle stelle. Ode del cielo. Vabbè, io vi lascio soli, No? Ciao! No, no, non dovevo. E adesso mi tocca tutto! Dove mi hai portato? Ma come, non lo riconosci? È il ristorante dove lavora Martina, la tua ex. No, Martina no! Martina no, non la voglio vedere, mi sento a disagio, dai, ti prego. L'hai lasciata per il successo, i soldi, la fama. Ho fatto benissimo, me ne sono fatte 300 di Martine. Sì, certo, tipo lei. Amore, sei stupendo. E che fisico da toro possente che hai. Che schifo. Schifo, bravo. E questo è quello che fanno le persone che ti circondano. Non l'hai mai chiesto scusa. Direi che è arrivato il momento di farlo, no? No, no, ti prego, no, no. E dai. No, no.
Hai 2 minuti? Sei licenziata! Grazie a te, sì. E allora, come va, carissima? Mi stai prendendo in giro? Sono appena stata licenziata. Ah, già, scusa. Vabbè, almeno tu sei felice, no? In realtà no. Ho appena perso tutto. Beh, anch'io adesso. Ma non ne faccio di certo un dramma. Cambio lavoro ogni settimana. Ma piuttosto, perché sei qui? Perché volevo chiederti scusa per aver inseguito il successo e averti trascurata. Alla fine tu mi hai sempre amato. Già, una povera cretina. No, dai, non dire così, mi dispiace. Vabbè, vabbè, ho capito. E quindi? Che ne dici di riappacificarci? Cenettina, balcone, vista panoramica, lume di candela, caviale, champagne. Queste cose non mi interessano, lo sai. Io stavo bene con te anche al McDonald's. Ma non scherziamo, dai. Come, scusa? Ma quale McDonald's? Sappiamo benissimo che ti è sempre piaciuto il lusso. Non mi conosci affatto. Io ti amavo a prescindere da tutto. Sì, dicono tutte così e poi se ne vanno. È una tua scelta. Una mia scelta. Mia madre è morta e quell'alcolizzato di mio padre mi ha lasciato nella merda. Io intanto ero al tuo fianco e pure tua nonna. Cazzate! Siete rimaste solo perché ho iniziato a far soldi, a farvi vivere bene. Altrimenti mi avreste lasciato da solo anche voi. Mi fai schifo, Kevin. Ma che uomo sei diventato? Io non ti riconosco più. A me non è mai interessato né dei tuoi soldi né del tuo lavoro. Sei il solito bambino viziato. Pensavo fossi un cretino. Invece sei il capo supremo dei cretini. Lei mi piace ancora, ma effettivamente non merita di stare con un deficiente come me. È meglio che mi odi. E non è l'unica ad odiarti, sai? Nonna! Nonna, sono io, Kevin! Non compriamo niente, grazie! Cosa posso dirle per convincerla? Dille che c'hai fame. Ho fame! Ma figurati se mi apre solo se le dico che ho fame. Entra. E allora, cosa sei venuto qua a fare? No, niente. Volevo chiederti scusa, sai, perché non vengo a trovarti tutte le settimane. Tutte le settimane? L'ultima volta che ti ho visto avevi ancora le mutande di Spider-Man. Ah, ma quelle ce le ho ancora! Copriti, furcelone! Beh, piuttosto, cosa fai a Natale? Sto qui da sola, come tutti gli anni. Possiamo passarlo insieme come vecchi tempi. Vecchi tempi? Che bella faccia tosta che hai. Torni qui dopo 10 anni e non mi domandi neanche scusa. Dopo che sei cresciuto nella mia casa. Vabbè, dai. Scusa, nonna. Tutto qui? Va bene. Appena posso ti pagherò l'affitto, ok? Che schifo che fai! Pure le bollette! Ci stiamo un po' allargando, E pensare che io e Martina parliamo ancora spesso di te, della bella persona che eri. Dolce, emotiva e sensibile. Sì, e sai cosa ho ottenuto così? Il nulla più totale, sono stati solo i soldi a darmi la possibilità di vivere una vita, non di certo tu e Martina! Vergognati! Ma cosa sei venuto a fare? Richiamami quando ti cresceranno le pale! Aia, no, ma cosa fai? Via! Dove vado? Ma perché? Via. Aspetta! Via.
signor Babbo Natale! Signor Babbo... Ancora? Ma cosa si fuma questo qua? Scusi? Sì, Jimpy. Guardi che qui la situazione è un disastro, io non so più cosa fare per aiutarlo. Non imporgli le cose. Parlagli con il cuore e vedrai che capirà. Dai, speriamo bene, speriamo bene, speriamo di che Dio ce la mandi buona. Complimenti. E la notte di Natale è seguita solo come un cane. Sì, allora? E allora sei proprio un testardo, sai. Ma non ti rendi conto di quello che stai perdendo? Tu mi hai rovinato la vita. Ridami i miei soldi e sparisci. Gli vuoi i tuoi soldi? Sì. E va bene. Ecco i tuoi soldi. Soldi? Oh, soldi. È incredibile. Ma come hai fatto a ridurti così? Dovresti sapere che mia madre è morta e mio padre mi ha abbandonato. Sì, lo so, mi dispiace un sacco per quello che ti è successo, ma questo non giustifica l'essere immondo che sei diventato. Hai visto? Che cosa ti è rimasto? Io e i miei soldi. E stiamo bene così. Rimasto solo. E tutto questo per cosa? Per il tuo egoismo! La vera ricchezza è circondarsi di persone che ci amano per quello che siamo. Ma con i soldi io posso comprarmi quello che voglio. E allora comprati una famiglia. Comprati l'amore. Comprati il rispetto. Io non... Kevin... Lo spirito del Natale mi ha mandato qui perché tutti noi crediamo in te. Hai tempo fino alla mezzanotte. È la tua ultima occasione. Allora ti sono cresciute, eh? Sei tutto per me, nonna. Scusami, non volevo trascurarti. Anch'io ti voglio bene, Kevin. Adesso però c'è ancora una cosa che devi fare. Non so se me la sento. Lo sai, è la cosa giusta.
Marangiolo, mi scusi. Prof, mi sono dimenticato di farle il regalo di Natale. Il regalo? Ma non doveva. Un piccolo pensiero per lei e la sua famiglia. No, grazie. Buone feste. Buone feste. In realtà. Marangiolo, mi scusi. Prof, mi sono dimenticato di farle il regalo di Natale. Il regalo? Ma non doveva. Venga. Ma questi sono i compiti delle vacanze? La prima parte. La seconda gliela mando via mail. Come me la manda via mail? Che si dia da fare. L'8 gennaio si avvicina. Buone feste, Marangiolo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Aspettativa. Realtà. Aspettativa. Realtà. Oh, ti sveglio no! Sei qua fino a Pasqua, vogliamo entrare in casa o no? Tira fuori le chiavi! Aspettativa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Yeah, yeah! I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nickel with some counterfeits, but now I'm realtà. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Aspettativa. Jacopo, un regalo per te. Ah, grazie mille, Dan. Guarda me. No, uno smartphone nuovo. È proprio quello che volevo, grazie. Realtà. Jacopo, questo è un regalo per te. Grazie, Dan, non dovevi. Delle pietre per i massaggi fatti in casa. Ma che bel regalo, era proprio quello che volevo. Davvero? Anzi, guarda, se mi dai lo scontrino così vado nel negozio e mi compro tutto. Ah, certo, certo. Eccolo. Grazie. Tenetevelo. Vuole cambiarlo con? Soldi. Dai, ma perché tutti a me questi regali? Aspettativa. Allora, amore di papà, hai preparato la lista di regali di Natale? Sì, eccola. Solo uno? Ma che bravo! Realtà. Allora, amore di papà, hai preparato la lista di regali di Natale? Sì, eccola. Ma come? Ma sì, papà, tanto paga Babbo Natale. Sì, ma con la mia carta di credito. Aspettativa. Realtà. Latte e biscotti ancora. Tutti gli anni la stessa cosa. Ma che due palle. Aspettativa. Allora, quest'anno faccio regalo a mia mamma, a mio papà, a mia sorella, a mio fratello, a mia zia, a mio zio e anche al mio prozio che abita in Germania. Realtà. Allora, quest'anno faccio gli auguri e basta. Dai, non c'ho un euro. Aspettativa. Dan, c'è una visita speciale per te. Auguri! No, i miei migliori amici, grandi. Andiamo a ballare tutti insieme? Ma andiamo a ballare, andiamo a ballare. Sì! Sì, grandi, carichissimi. Realtà. Ciao Daniel, come stai? Ciao zia, tutto bene, grazie, e tu? E la fidanzatina? Ecco. E quando ti laurei? Ecco, io... E quando decidi di crescere? E quando te ne vai di casa? Quando metti su famiglia? E quando... Aspettativa. Sempre dritto. Giù. Daniel, ecco il tuo regalo di Natale. Ma questa... È la tua nuova macchina! Oddio, mamma, ma è bellissima, grazie! Prego! Realtà. Questo è il tuo regalo di Natale. Ma questa... È la tua nuova macchina! Da scrivere! Così mandi curriculum! Sì, ma li mando col computer, mica con quel catorcio lì, ma dai! Ma oltre che non lavora, si lamenta pure! Ah, vieni qua! E questa è la vera storia di Babbo Natale.
21 anni buttati nel cesso. Pensavo di averle viste tutte. Invece Daniel riesce sempre a stupirmi. La nonna mi ha raccontato la vera storia di Babbo Natale. Babbo Natale non esiste, lo sanno tutti. Esiste. Non esiste. Esiste. Non esiste. Esiste. E poi ti chiedi perché non ti caga nessuno. Cos'è stato? Forse è l'angelo Gabriele che è venuto a dirti che sei incinto. Stai dicendo che sono grasso? Sì. Presto! Prendete le armi! Babbo Natale! Un ladro! Un ladro vestito da Babbo Natale! Oh, ma che bel culetto! Non giudicatemi, sono vedova dal 93. Tranquilli, è Babbo Natale, non ci farà del male. Scusi, sur Babbo Natale. All'attacco! E chiappi di marmo! Abbiamo fritto il vecchio. Babbo! Babbo, dove sei finito? Basta ripizzarti di biscotti, che già c'è il colesterolo alto! Babbo! Cosa ti hanno fatto? Il Grinch! Secondo me è Junior. No! È leggendario Super Grimpass! Veramente un elfo. Avete ucciso Babbo Natale! Vabbè, tanto non risorge dopo 3 giorni. No, quello è un altro supereroe. Solo il bacio del vero amore potrà riportarlo in vita. Quella veramente è Biancaneve. Non era la bella addormentata nel bosco? State zitti! Non abbiamo tempo! Voi avete fatto questo casino e voi mi aiuterete a sistemare le cose. E come? Voi due, cercate il vero amore di Babbo Natale. E dove lo troviamo? Su Tinder! Di male in peggio. Voi due, con me! Dobbiamo ancora consegnare 250.000 regali che mancano e girare il super spot di Natale! Il super spot di Natale? Babbo Natale non è solo Babbo Natale, ma è anche l'influencer più famoso al mondo. Ha più follower di Cristiano Ronaldo! La Madonna! No, lei l'abbiamo superata l'anno scorso. Entro il prossimo anno puntiamo a superare il Bambi Gesù! Jay, salviamo il Natale! Se tocca a noi salvare il Natale, siamo messi male. E questa sarebbe la super slitta. Ma le renne? Gli animalisti ci hanno fatto causa e ora dobbiamo pure passare all'elettrico. Mi sa che dobbiamo rottamare la panda. E allora facciamo in modo che questo sia il suo ultimo grande viaggio. Per la panda! Per la panda! Per la panda! Per la panda! Oh! Avete scassato, Max! C'è gente che dorme qui! E spegnete quel cesso a pedali! It's Christmas time! Andiamo! Oh, aspettate! There's Susan's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star above you and me. Can you hear the sleigh bells? Santa's crossing off every wish. Even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. Abbiamo lavorato una notte intera gratis. Benvenuto nel mondo degli stagisti. Sì, ma siamo degli eroi. Abbiamo salvato il Natale. E noi abbiamo trovato il vero amore di Babbo Natale. Ah sì? E chi è? Hai capito la vecchia?
Jacopo, ecco il tuo regalo. Ah, grazie, Andrea. Figurati. Dai, apri. Ah, un maglioncino sotto marca tema natalizio. Ma che bel regalo di me. Lo so, Jacopo, è che me l'avevano regalato 3 anni fa e non sapevo chi sbolognarlo per detto. Oh, lo do a Jacopo. E tu invece mi hai regalato qualcosa? Piuttosto mi do fuoco. Glorious. Babbo Natale, per Natale vorrei le LOL Surprise, l'iPhone X, il computer e... A me non interessa quello che vuoi, bambina. Tanto non sarò io a portartelo. Io sono pagato solo 4 euro per star qui a fingere di essere un vecchio panzone con i capelli bianchi, la barba e sono pure pelato. E sappi che ti do retta solamente per provarci con quella MIF di tua madre! No! Zio Gianni, ciao! Ma chi si ricordava di te? Ciao! Cosa? Non so neanche come ti chiami. Ma cosa vieni a fare ogni anno da noi? Ma statene a casa! Ah, effettivamente! Allora, vi piace il cappone della zia? Mm. Sì, se fossi un cane sarebbe buonissimo. È anche tossico o fa solo cagare? Fai schifo! Meno male che sono sorda! Ritirati! Oh oh oh! Sono Babbo Natale! Ma smettila, lo so che sei tu, papà! No, io non sono tuo vero padre, è stato il postino. Amore, per Natale andiamo a mangiare dai miei, vero? Certo, tesoro, se vuoi tornare single, sì. Ma... piuttosto che andare a mangiare da tua madre, mi flagellerei i maroni con una mazza da baseball chiodata. Ok? Ciao, Daniel, come stai? Dai un bacio alla zia! Zio, potresti evitare di baciarmi la prossima volta? I residui della tua saliva mi fanno schifo. Ma certo, allora metterò meno soldi nella tua busta come regalo. Ma no, zia, scherzavo. Limonami tutto. Baciami ancora, baciami ancora. E adesso, amici, dopo questo lungo pranzo, è arrivato il momento più atteso dell'anno. Ah, la tombolata? No, la corsa al gabinetto. Ma come, nonna? Con tutto lo schifo che abbiamo mangiato. Sì, ho capito, però contieniti. Mi scappa. Ragazzi? Sì, simpatica zia? Ma cosa fate a Capodanno? A Capodanno, Capodanno. Daniel! Babbo Natale! Ma allora esisti! Certo, avevi dei dubbi? Pensavo fossi una leggenda come Gesù, Mary la Sanguinaria o Adam Cadmon. E invece no. E sono venuto per regalarti tanti doni. Però prima permettimi di dirti una cosa. Dimmi! Potevate mettere un Cristo di camino! Ho dovuto risalire le fognature del cesso per entrare! Lo so, babbo, però mia madre non ha molto lo spirito natalizio ed è già buona che c'è il bagno. Ah, prendi la mia letterina. Grazie, figliuolo. Buon Natale, signora! Ma buon Natale è un c***o pedofilo! No, prego, non... Vecchio porco maiale! Ti posso mangiare, gente comunista! Hai ucciso Babbo Natale! Ma quale Babbo Natale? Pronto? Un grassone 82, noi cercate di avere rapporti non protetti con mia figlia come aggravante con le cede lettere di milioni di bambini che chiedono di un piano di atto per detenzione di materiale pedopornografico! Buon Natale anche a te, Satana. Mia madre! Satana! Dicembre, Natale, un giorno felice, un giorno di pace, un giorno dove finalmente le persone si vogliono bene, un giorno che da me non esiste. Perché a Natale Satana diventa la personificazione del demonio sulla terra.
Pensate che l'anno scorso ha letteralmente terrorizzato me e mio padre. Questa è la puntata dove Ashley Monaco Misty. Una figata unica. Ma si vedono le scene di nudo? Tutte. Ladies and gentlemen, in questo giorno speciale non poteva mancare Natale in India! Rimasterizzato in alta definizione e con allegato il remix di Ruth di Enzo Salvi! Ma l'apice della follia satanesca giunge nell'immensa varietà dei cenoni natalizi. Ragazzi, oggi minestrone! Ragazzi, oggi minestrone! Giochi sotto basso con gli addobbi natalizi! Sì, inondami di minestrone! Nonostante la terrificante visione del Christmas Sex dei miei genitori, la ribellione al pietoso cenone di Satana la convinse a cambiare menù. E così l'anno scorso... Ragazzi! Oggi! Minestrone? No, cinese. Cinese, finalmente un po' di varietà in questa casa, non se ne poteva più del minestrone, lo devi da mangiare anche al cane! Oh no, Paquito! Paquito? Paquito? Paquito! Un attimo, Daniel! Sta cuocendo! No! E arriviamo al Natale di quest'anno. L'unica cosa che poteva differenziarlo dagli altri era Alice. Ma invece... Ehi, tu! Ehi! Sono felice di essere qui con te in questo momento. Anch'io, amore. Sai, visto che è Natale, siete tutti più generosi, no? Sì. Beh, io... ho deciso di dartela. Ma è bellissimo! Tieni! E questo che cazzo è? Beh, è la maglietta che mi avevi regalato tu. Non ne ho più bisogno. Ho la versione per donna! Wow! Che Natale di merda! Già. Ed eccoci qui, con l'ennesimo cenone. Daniel. Sì, papà? Ma non avevamo un gatto una volta? Sì, perché? L'ennesimo risveglio. Oh, sveglia che tra 4 mesi è Pasqua! E il bellissimo regalo di Satana. Così siamo qui, eh? Oh, cos'hai? Ogni anno sempre peggio. Alice che mi regala magliette, i nostri animali domestici che scompaiono e in più devo sopportare anche le tue deviazioni mentali. Per cosa? Niente! Questo non è neanche un regalino per me. Papà, di qualcosa! Che c***o vuoi? Il mio regalino. Ah, il tuo regalino. Quest'anno, per via della crisi, abbiamo deciso di non farti un regalo materiale, ma emotivo. Davvero? E che cosa sarebbe? La visita annuale di zia Cristina! Oh! La visita annuale di zia Cristina, no! Accomodati! Scappo! Scappo enormemente! Io... no! Paura! Auguri, Daniel! Come sei diventato grande! Grazie, zia. Anche tu. Allora, la fidanzatina l'hai trovata? Non ancora, zia. E il lavoro? Non ancora, zia. Sto studiando! Ah,
Sei laureato! Non ancora, ti sono al primo anno! Questo non lavora, non studia, non sei neanche fidanzato! No, perché tu sì! Lo sai che sono vedova! Ecco, brava! Salutami la zia! Jacopino, buon Natale! Grazie, zia! E la fidanzatina? Ah. L'hai trovata? E un dietologo, zia? L'hai trovato? E un marito? E un lavoro? E degli amici? Non li hai trovati, zia? No. Oh. Allora ti consiglio di tornartene a casa e di prendere un bel piatto di pasta. Con cosa? Con un bel ragù di c***i tuoi. I Pantellas. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!